è sicuramente un bel esempio di come la difesa possa dare un valido contributo al sistema paese, svolgendo efficacemente i suoi compiti istituzionali e allargandone i benefici al mondo civile, sulla base delle sue competenze, sulla base delle sue esperienze, e che per loro natura richiedono spesso la ricerca di soluzioni a problemi particolarmente complessi. Sin dai primi giorni della pandemia, la scuola NBC ha nel contempo garantito, insieme alle altre articolazioni della difesa, un contributo che io non esito a definire qualificato e anche insostituibile attraverso l'impiego del proprio personale in molte attività a favore della popolazione. Mi riferisco alla realizzazione dei videofilmati sulle modalità e le procedure di decontaminazione e disinfezione da Covid-19, all'intervento presso la residenza sanitaria per anziani Santa Lucia per la disinfezione, il supporto logistico e la predisposizione di 3 assetti per il pronto intervento e concorso alle autorità civili del territorio. A questo importante sforzo si è aggiunta la recente inaugurazione del nuovo hub vaccinale anti-Covid proprio qui a Rieti, all'interno della caserma Verdi Rosi, frutto della sinergia e della collaborazione proficua tra la scuola NBC, l'ASD Rieti, l'assessorato regionale alla sanità. È un esempio, è un altro risultato importante, un ulteriore impegno che da oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria conferma come la difesa abbia dato e continui a dare un contributo essenziale nel contrasto alla pandemia per vincere la corsa contro il tempo e concludere nei tempi previsti la campagna vaccinale. Con la team intelligence abbiamo valutato la situazione e quindi siamo partiti con la massima cautela. Completamente isolati dall'esterno, loro sono dotati di un sistema di isolamento completo e hanno un autoriscaldamento all'interno, comunicano solo via radio telefonica. Questi attacchi possono avvenire in sistema combinato, qualcosa di immediato e poi qualcosa di più lento, come il biologico. Perfetto, c'è il cambio tra l'operatore che fa l'identificazione con il monitoraggio e quello che invece praticherà il campionamento, ovvero uno swipe veloce dei materiali che sono presenti attorno alla zona del rilascio e poi, se il sospetto rilascio è lì che dobbiamo verificare, e poi la raccolta del campione sospetto per portarlo ai laboratori differenziati e poter identificare in maniera analitica, si direbbe in ambito internazionale, cioè in maniera confermatoria, del fatto che sia veramente carbon, antrace o qualsiasi altra cosa. L'abbiamo attaccata l'altro ieri, che è venuta Il particolare personale è appartenente a infrastrutture critiche, quindi verrà addestrato alla comunicazione dell'emergenza. Ok, disponibili per il primo esercizio.